essere sicura anch'io. Perché essendo molto grosso ho paura che mi si sposti il tutto. Quindi parto dal collo e metto tutte e due, mi raccomando, dritto con dritto e parto. Poi vedete qui perché quello che vi dicevo prima, essendo scavato, ora se noi andiamo a cucire tutto attorno, non verrà preso la parte davanti, ma verrà preso solo questa parte qua. Quindi cuciamo. Adesso vi faccio vedere bene con quel che intendo. Vedete? Io verrà cucito qui e passerà sopra e non verrà preso la parte davanti. Poi verrà cucito anche qui, verrà messo, verrà nella stessa posizione. Se comunque avete fatto tutte le cuciture alla stessa distanza, vi verrà a combaciare comunque. Portiamo il piedino dentro. Mi raccomando, deve essere cucito così. Poi ed ecco qua che abbiamo imbastito il tutto. Ora cuciamo. Mi raccomando, state attenti, andate piano. Come ho detto, partiamo sempre dal pezzo, dal collo. Io vi dico come faccio io, poi voi se avete un'altra maniera o vi trovate meglio in un'altra maniera, fate pure. Io vi dico come ho fatto io. Ed ecco qua il nostro orsetto cucito. Togliamo l'imbastitura perché altrimenti poi si vede dalla parte dritta. Bene, ora che abbiamo cucito, vedete questo, tutto l'orsetto. Prima di rigirare, mettiamo un po' di ovatta dentro le zampine. Vedete i buchi che si sono fatti? Quando vi dicevo dove c'era la scavatura, vedete? Per non venire presa, quando abbiamo dato l'ultima cucitura, per non venire presa anche l'altra parte, vedete? Ora mettiamo un po' di imbottitura dentro prima di girare, come ben detto. Vediamo se l'imbottitura può bastare, vedete? Magari se non basta ne aggiungiamo dopo. Ora, pian piano, dobbiamo rigirare dall'apertura che abbiamo lasciato sul dietro, vedete, vi ricordate? Quindi piano piano rigiriamo anche la testa, che è quella un po' più complicata da far passare. Mi raccomando, stiamo attenti di non scucire nulla. Poi se avete dato il puntino avanti e indietro per fermare i fili, non si dovrebbe scucire. Ecco qua. Ecco qua il nostro orsetto. Vedete?
andiamo a riempire Tiovat. Vedete, queste sono le zampette davanti e queste in basso. Ora andiamo a riempire tutto qua. Iniziamo prima dalla testa. Mi raccomando, riempite bene anche qua. E qui ce ne vuole abbastanza, eh? Poi vedrete quando a voi vi soddisfa. Diciamo che più pieno è, meno abbiamo delle pieghe. E direi che può bastare. Vedete? Il nostro rossetto è quasi fatto. Ora dobbiamo cucire il dietro. Ora vi dico come cucire io, poi ci vediamo tra un po'. Io metto pari tutti e due i pezzi in questa maniera qui e gli do un puntino indietro. Ora non ve lo sto a far vedere, altrimenti perderei tantissimo. Io spengo e ci vediamo tra un po'. Ecco qua il nostro orsetto, vedete, cucito di dietro e cucito. Questo poi starà così. Ora facciamo gli abbellimenti, cioè mettiamo il musetto, gli occhi, la bocca e qualche abbellimento che era compreso nella fustella. Ok, ora io per fare il naso uso questa sagoma cuore, vedete? E farò un musetto così, diciamo. Ok, adesso lo vado a cucire. Poi cucirò gli occhietti che sono qui, vedete? Qui e questo. Poi gli farò la bocca con del filo da ricamo e vi farò vedere a lavoro ultimato. Ed ecco qua il nostro orsetto terminato. Io ho messo il cuoricino nero, però ci sono altri abbinamenti di altre cose da poter mettere, il fiocchetto, la stella. Poi dopo sta la vostra fantasia, come più vi piace. O si può mettere anche una gonnellina, fare un'orsetta. Insomma, una volta che si ha la base, si può fare in tante maniere. Io ho fatto questo video perché alcune utenti, alcuni clienti che hanno preso questa fustella e non sono riusciti ad assemblare l'orsetto perché aveva le spiegazioni in inglese. Devo dire la verità, anch'io ho fatto diverse prove e prima di riuscire a capire perché non. Io non sapendo l'inglese sono andata a tentoni, però comunque poi alla fine ci sono riuscita. E adesso mi rendo conto che è una cosa facilissima. Quindi spero di avervi fatto piacere farvi vedere questo video. Magari vi iscrivete al mio canale o condividete il video, sono felicissima. E io vi saluto al prossimo video. Ciao!